Buonasera e benvenuti. Oggi parliamo di mindfulness e lo facciamo con Valentina Isabella, è laureata in filosofia, istruttore mindfulness per protocolli MBSR per la riduzione dello stress. È anche formatore docenti per conto Pearson e nonché operatrice Shiatsu. Ciao Valentina, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Teresa, buonasera, grazie a te per l'invito, grazie a tutti voi. Eccoci, ci troviamo qui. Sì, partiamo subito con la prima domanda che vorrei farti ed è proprio che cos'è la mindfulness? Come possiamo definire questa pratica? Allora, la mindfulness è una meditazione laica, intanto. Intendo che da secoli la meditazione è stata sempre abbinata a una ricerca spirituale. Conosciamo diversi tipi di meditazione, meditazione cristiana, altri tipi di meditazione che hanno come obiettivo proprio la ricerca della propria spiritualità. Nel caso della mindfulness è una pratica che ha una funzione specifica, che è quella della riduzione dello stress, la prevenzione di alcuni comportamenti negativi. La si può anche utilizzare per alleggerire dei pensieri pesanti che abbiamo nella vita di tutti i giorni. È un tipo di approccio diverso che noi abbiamo rispetto alle cose e anche rispetto alla nostra emotività. Pertanto meditare è stare bene con noi stessi e con gli altri, quindi migliora proprio il rapporto interpersonale. E addirittura nel caso specifico dei bambini si è evidenziato da alcune ricerche che aumenta proprio il livello di attenzione, poiché più rimaniamo nel presente, quindi nel famoso qui e ora che ci fa tanto bene, e più riusciamo a stare in contatto con il nostro corpo, con i nostri pensieri, con quello che effettivamente desideriamo, poiché l'80%, se noi ci facciamo caso, dei nostri pensieri, sono uguali a quello del giorno prima. Quindi, ci ritroviamo in una ripetizione mentale, che non ci consente di sviluppare una mente creativa. E quindi non ci consente di stare più presenti, poiché la ripetitività dei pensieri non solo ci stressano, ci scaricano, ma non ci consentono di vivere le cose. Quindi ogni situazione ci diventa, ogni giorno è quasi tutto uguale, no? È un po' questo. Quindi la mindfulness come pratica di meditazione ci permette di allenare questa parte più mentale, ma anche molto fisica nello stare nel momento presente. Quindi la meditazione mindfulness è un cambiamento di atteggiamento che la si può usare in un qualsiasi momento della giornata. Ad esempio, quando laviamo i piatti, piuttosto che quando siamo in ufficio, piuttosto che quando parliamo con le persone, poiché proprio questo è semplicemente un cambiamento di prospettiva, di sguardo rispetto alle cose che facciamo. Questo è proprio meditare, cioè la mente che abitualmente ci porta a pensare ad esempio dei problemi da risolvere piuttosto che a sapere cosa fare dopo, o quello che abbiamo fatto il giorno prima è stato corretto o meno. La pratica ci permette di rilassare i nostri pensieri e anche il processo proprio narrativo che avviene nella nostra mente. Quindi Kabat-Zinn, che è il fondatore dei protocolli MBSR, è un medico statunitense, dà una definizione specifica di mindfulness. Mindfulness è un processo mentale. Il processo di prestare attenzione in modo particolare, intenzionalmente, in maniera non giudicante allo scorrere dell'esperienza nel momento presente, momento dopo momento. Quindi intenzionalmente, poiché la mindfulness ci invita a chiederci sempre qual è l'intenzione del momento presente. È una pratica, non è una tecnica. La tecnica ci rimanda al raggiungimento degli obiettivi. La pratica invece è lo stare nel momento presente.
Quindi è proprio questo l'invito che ci fa la mindfulness, aumentare la propria consapevolezza a partire dal qui e ora e quindi aumentare anche il livello di serenità, perché più siamo presenti e più siamo felici. Qual è quindi, secondo te, Valentina, il fil rouge che lega questa pratica, la mindfulness appunto, allo shiatsu? Come può Dare. essere di aiuto e di supporto allo shiatsu la pratica mindfulness? Da operatore shiatsu parlo, ovviamente, nel senso che oggi come istruttore mindfulness e ieri come operatore shiatsu dico che il filo conduttore è il lavoro che l'operatore deve fare su di sé. Ed è proprio il minuto prima del contatto, quando l'operatore in seiza a fianco al ricevente si mette proprio in una comunicazione non verbale, quindi ricerca la propria centratura, il proprio essere presente e rilassa lentamente anche quello che è il respiro e il battito cardiaco. Quello è funzionale per lavorare bene, sospendendo ogni forma di giudizio. E chiedersi qual è l'intenzione del loro stare lì. È proprio è nel momento dell'incontro dell'operatore col ricevente. Credo che questa parte sia la parte più di incontro tra una pratica mindfulness e un trattamento shiatsu, e quindi lo svolgimento al meglio del proprio lavoro, perché si possa avere consapevolezza che attraverso un contatto passa quello che è la propria esperienza di quel momento. Mi spiego meglio: se siamo tesi, se siamo nervosi e soltanto tecnicamente cerchiamo di trovare un equilibrio, è proprio in quel momento che non riusciamo, perché i nostri pensieri sono in linea con il nostro respiro. Quindi più ci mettiamo in contatto con il nostro respiro e più riusciamo a stare ad essere in equilibrio ed essere più presenti. Quindi io credo che è proprio questo il punto di incontro tra una meditazione mindfulness, una pratica mindfulness e un trattamento shiatsu. È sul lavoro dell'operatore, non tanto sul ricevente. Grazie. E c'è un consiglio che ti sentiresti di dare a chi per la prima volta si affaccia a questa pratica? Sì, il consiglio intanto è quello di avere un'apertura rispetto ad una cosa che sembra che noi facciamo da sempre. Di fatto la pratica mindfulness che è tanto di moda in questo periodo la conosciamo già, la conoscono perfettamente i bambini, però noi col tempo la perdiamo. Il consiglio è quello di aprirsi a questa nuova possibilità di approcciarsi alle cose. Educando la nostra mente, quindi educando noi stessi a sospendere ogni forma di giudizio, perché a partire da questo che riusciamo a praticare la mindfulness ogni momento della nostra vita, ogni momento della nostra giornata, e questo ci consente di vivere bene, di essere più presenti, di essere felici, di stare comodi nello scomodo, perché nella mindfulness di fatto non si scarta nulla, perché tutto diventa un'esperienza di indagine e di esplorazione per noi stessi. Quindi ripeto che la cosa migliore è questa apertura e questa educazione al non giudizio, alla possibilità di avere fiducia in quello che facciamo, in quello che sentiamo, e anche aumentare il nostro livello di pazienza. Quindi stare nell'esperienza così com'è ci consente di scoprire delle cose in più di noi. Certamente qualcuno può dire, ma mica è sempre facile stare nell'esperienza, no? La vita di tutti i giorni non è così romantica e bella. Però stare nell'esperienza significa, con una mente mindfulness, quindi con un approccio mindfulness, significa appunto darsi la possibilità di esplorare quell'esperienza per com'è.
E quindi viverla proprio come una possibilità di ricerca, di indagine, di conoscenza, con l'unico obiettivo che è quello di stare nel qui e ora. Dopo non so cosa succederà. E quello che è già accaduto è passato, Teresa, per cui stare in questo spazio è sempre quello, il momento più straordinario e il miracolo che a noi umani ci costa vivere, no? E sperimentare. Giusto, giustissimo. Prima di salutarci, un'ultima domanda. Quali letture consiglieresti a chi vuole approfondire gli argomenti che abbiamo trattato fino adesso? Io mi sento di suggerire due testi che sono per me fondamentali, che sono uno quello di Sacchi Santorelli, Guarisci te stesso, che è il mio riferimento assoluto, e l'altro è Vivere momento per momento di Jon Kabat-Zinn. Bene, grazie, grazie Grazie ancora Valentina. a te, grazie a tutti voi. Grazie per tutti Grazie. questi spunti interessanti che ci hai fornito e chissà avremo modo magari di approfondire in qualche altra occasione uno o più temi che abbiamo trattato oggi. Grazie, con molto piacere. Buona serata a tutti, ciao Teresa. Grazie. Grazie, ciao.